Una prima stagione in Serie A1 conclusa con una salvezza ottenuta la penultima giornata, che è servita per porre le basi per il futuro. La Megabox Vallefoglia ha grandi progetti per i prossimi anni e a confermarli è lo stesso presidente Ivano Angeli, che in occasione della presentazione della nuova palleggiatrice americana Mischa Hancock si è detto fiducioso per un ulteriore step in avanti della sua squadra. È il nostro intento quello dei playoff. Quindi faremo di tutto per esserci. La squadra l'abbiamo quasi completata, oggi avete avuto la prima bella notizia della palleggiatrice, quindi adesso aspettiamo le prossime. Il primo acquisto ufficializzato porta dunque il nome di Mischa Hancock, palleggiatrice statunitense classe 1992, alla sua sesta stagione in Italia dopo l'esperienza in A1 di Monza e Novara. È un giocatore molto forte, ma non lo devo dire io, l'abbiamo presa per questo, deve portarci tanta esperienza. È un palleggiatore geniale, ma è anche un giocatore che potrà darci una grossa mano in attacco, quindi in termini di punti, sia perché batte in modo micidiale, sia perché avendo questo braccio mancino può portare a casa qualche punto che altri palleggiatori magari non hanno. Coach Bonafede conferma che quella alle porte sarà una stagione complicata per tutte le squadre e che non mancheranno di certo sorprese. Cominceremo sicuramente dopo Ferragosto, perché esattamente come abbiamo detto prima, quest'anno è l'anno dei mondiali, sarà una stagione difficile per tutti perché le nazionali arriveranno a pochi giorni dall'inizio del campionato e quindi aspettatevi nelle prime due settimane dei risultati a sorpresa sicuramente. La Megabox anche per quest'anno disputerà le partite casalinghe al Pala Carnaroli di Urbino, vista la capienza insufficiente che può offrire il Pala Dionigi di Montecchio. Noi stessi stiamo cercando risorse con la rigenerazione urbana del PNRR per riuscire a realizzare degli interventi necessari per poter giocare magari il prossimo anno a Montecchio. Però al di là di dove si gioca è che ci inorgoglisce il fatto che grazie a Megabus, grazie a Ivano, già dall'anno scorso, che nessuno pensava, si è stati protagonisti nella nazionale di A1 con un orgoglio veramente per tutta la Vallata del Foglia, per Pesaro, Urbino, per Vallefoglia. Siamo veramente grati alla Mega Volley per questa scelta e per questa occasione di unire i territori e di poter credere in un progetto che ha un alto valore formativo. Ecco, appunto, già il fatto di essere insieme nel poterti fare questa squadra ad alti livelli non è cosa da poco. È un vero esempio anche per i nostri giovani giocatori, perché come ha ben spiegato il coach, qui si tratta di costruire un percorso che ponga delle basi solide e poi miri in alto.